Siamo giunti a questo viaggio nella sede di Macro per definire la collezione 2018-2019. Cosa cambierà rispetto alla stagione precedente? Sicuramente ci sono dei dettagli importanti ai quali abbiamo lavorato insieme con Macron per migliorare ancora, perché visto che comunque stiamo ottenendo grandissimo successo da noi a Spalato con i prodotti Macron, quindi abbiamo pensato anche quest'anno di mettere delle nuove cose che possono ancora migliorare quello che sta succedendo. Quali sono stati gli input stilistici nella realizzazione della nuova maglia? Sicuramente siamo ispirati anche nei modelli del Macron che hanno offerto anche le altre squadre, poi ovviamente con gli stilisti del Macron, con Francesco, abbiamo provato anche di mettere delle cose innovative, quelle che pensiamo che possano piacere ai nostri tifosi. Quanto conta la voce dei tifosi nella scelta della nuova maglia? Sicuramente la terza maglia, quella che abbiamo introdotto quest'anno, è stata dedicata, era stata idea dei nostri tifosi, visto che loro comunque sono per noi molto importanti, abbiamo lasciato loro il potere di creare questa maglia che ha avuto enorme successo da noi, che tutte le scorte sono state esaurite e veramente siamo grati anche a Macron che ci è venuto incontro e insieme a noi abbiamo fatto una davvero bellissima maglia. Cosa deve raccontare la maglia e cosa significa indossare la maglia dell'Hajduk? Per tutti i tifosi dell'Hajduk, tutti gli abitanti della Dalmazia e della Croazia, Hajduk rappresenta una cosa, diciamo, che più importante del calcio, rappresenta il buon uomo di quella zona, rappresenta il passato, rappresenta il presente e il futuro. Quindi tutti i tifosi dell'Hajduk si riconoscono nella società e ci tengono tanto, per loro è un motivo di orgoglio. Ci sarà anche ancora un'altra special edition? Ma io spero di sì, perché penso che comunque per quello che stiamo facendo adesso, visto i risultati, penso che comunque me lo auguro, perché comunque abbiamo ottenuto grandissimo successo sia noi come la società, penso anche i tifosi sono contenti. Per questo non vedo motivo perché non possa essere un altro special edition.